Qui dallo stage di questo teatro fra poco sarà ufficializzata l'apertura di Edenlandia, Edenlandia 2018, così la possiamo battezzare, finalmente riapre i battenti il più antico, forse il primo parco tematico d'Europa. Compagnia di Maria Silvia Malvone, nota collega, tra l'altro stasera con un incarico importantissimo. Maria Silvia, ma in realtà è stata una grandissima sorpresa, perché Tony Figo, che è il direttore artistico di questa nuova Edenlandia, ha detto passami a trovare, poi come si dice a Napoli, ma mi è nato dentro. Quindi stasera farò la cerimonia di apertura immersa tra i ricordi, così come le tantissime persone che stanno per entrare qui all'Edenlandia. C'è una fila incredibile, penso che anche voi abbiate già ripreso il preserata, ci saranno tantissime belle cose da fare, quindi nella presentazione. Qualche chicca. Allora, vi do qualche chicca. Innanzitutto uno spettacolo in teatro, un ospite Dad Voice, naturalmente grazie a Tony, uno spettacolo dalla coreografia unica. Non ve lo dico cosa sta per succedere, così mi fate direttamente l'aggancio con l'apertura della nuova Edenlandia. Benvenuti. The Voice, ragazzi, questa sera è una serata speciale, particolarissima. Cosa raccontateci? Diteci qualche anticipazione di come andrà la serata. Allora, quello che possiamo dire, perché ci hanno categoricamente proibito di rivelare cosa succederà all'apertura, che subito dopo l'apertura sul palco centrale ci sarà una nostra esibizione. Farò prima io un pezzo da solo e poi presenteremo dal vivo a Napoli per la prima volta il singolo che è uscito 4-5 giorni fa, che è Pata Pata, di una cover di Miriam Makeba, e faremo ballare credo tutto il parco, perché è una cover dance prodotta e riarrangiata da Fargetta, e lei è un valore aggiunto che ha scritto il rap in napoletano. Uno special rap sì. In napoletano. Faccio un pezzettino. Posso? Vai, 2 secondi. Dico soltanto una cosa: o patapatere è ammazzato. Cucchiarata che cucchiarata. Abbiamo giocato un po' sulla parafrasi tra patapata, titolo della canzone, e quello che rappresenta invece nella lingua napoletana, avendo un significato molto forte e anche molto divertente. Eccoci dunque alla fine, anzi all'inizio di quella che sarà una vera e propria bellissima festa che durerà per tutta l'estate e anche oltre qui all'Edenlandia. Ricordiamo, aperta al pubblico dal lunedì alla domenica, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22 e durante il weekend fino alle ore 24. E che dire, noi ci godiamo la festa, andiamo a provare qualche giostra che sarà a nostra disposizione per qualche minuto, magari un'altra graffa, perché no? E da Napoli News Magazine e Synapsi News è tutto, Sara Barone.